L'Italia è una nazione ricca di storia, cultura e opere d'arte. Una delle città più belle e caratteristiche è sicuramente Venezia. La città sull'acqua, ricca di chiese, pozzi dal valore culturale ed esoterico, fontane di cioccolato, negozi di maschere caratteristiche, di oggetti in vetro di Murano, di miti, leggende e fantasmi. E noi ci siamo stati di recente. Benvenuti a X Dimension. Venezia è una città unica al mondo. La sua nascita risale al V secolo d.C., a seguito delle invasioni degli Unni nel nord Italia. Parte della popolazione decise di rifugiarsi nella laguna, dando vita a un primo insediamento. Col passare del tempo venne a formarsi una vera e propria città, la quale, per via della sua posizione strategica, finì per diventare uno dei più grandi porti commerciali d'Italia ed Europa. Venezia, nel XV secolo, poteva vantare collegamenti commerciali col Medio Oriente e l'Asia. Le sue piazze sono tutte bellissime e, benché non possano parlare, raccontano ugualmente la storia della città, grazie ai monumenti e a ciò che rimane ancora visibile del passato. A Venezia visse Ugo Foscolo, il celebre autore delle ultime lettere di Jacopo Ortis, e ancora oggi è possibile vedere la casa in cui visse. La città fu anche sede dei Templari e dei Cavalieri di Malta. Ancora oggi sorge qui il Gran Priorato di Lombardia e Venezia, adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista. Spostandoci per le strette calli e i ponti sospesi sui canali, arriviamo al Calle della Morte. Qui venivano giustiziate certe persone scomode, lontani dagli occhi indiscreti della gente, ma non dai membri del consiglio, che potevano assistere agli omicidi che commissionavano, guardando attraverso una specie di occhio montato su un portone. Nei pressi di Piazza San Marco si trova il Ponte dei Sospiri. Molti pensano che il nome del ponte si riferisca a qualcosa di romantico, ma non è così. Di qui passavano i condannati a morte, diretti al patibolo. Piazza San Marco è uno dei luoghi più importanti d'Italia. È sempre stata considerata una sorta di salotto d'Europa, perché nel corso dei secoli fu luogo di incontro per politici, intellettuali e artisti. La piazza è lunga 175 metri e ha una superficie di 12.600 metri quadri. Sul lato che si affaccia sul mare troviamo la colonna con il leone di San Marco, uno dei simboli della città. Guardando il palazzo ducale notiamo due colonne di colore diverso rispetto alle altre, realizzate in marmo rosso invece che bianco. La leggenda narra che il doge a capo di Venezia sedesse proprio in quel punto durante le cerimonie e le esecuzioni. Infatti le condanne a morte avvenivano proprio in piazza San Marco. Proprio in prossimità di queste colonne veniva collocata la cheba, una sorta di gabbia in cui venivano messi i condannati a morte. Su un lato della Basilica di San Marco troviamo il gruppo scultorio dei tetrarchi romani, Diocleziano, Costanzo Cloro, Galerio e Massenzio, realizzato in porfido rosso egiziano. I quattro sovrani ci appaiono abbracciati, a simboleggiare l'unità dell'impero nel III secolo d.C. Questa colonna un tempo si trovava a Costantinopoli, venne portata a Venezia nel 1208, dopo la conquista della città ad opera dei crociati. Una leggenda narra che proprio lì si trovasse il Sacro Graal e che poi venne trasportato a Venezia dai Cavalieri Templari. La basilica è un chiaro esempio di arte barocca, a dimostrazione della ricchezza del clero e della città stessa. Interessante è il cosiddetto orologio astronomico, in cui compaiono i 12 segni dello zodiaco. Venne inaugurato nel 1499. All'interno di Piazza San Marco è possibile bere un buon caffè nella caffetteria Florian, la prima ad aver aperto in Italia. Sull'altro lato della piazza c'è un altro celebre caffè, La Vena, il preferito del compositore Wagner. Anche se di solito non bevo caffè, non potevo farmi sfuggire l'occasione di degustarlo in un luogo così ricco di storia. Il caffè di Wagner. Il caffè di Wagner, vai.
Abbiamo già accennato al Sacro Graal. Non è un caso se a Venezia venne ambientata una parte del film Indiana Jones e l'ultima crociata. Il famoso archeologo, sulle tracce della Sacra Coppa, fece tappa proprio a Venezia. Tra le location del film, la chiesa di San Barnaba. Ma le meraviglie di Venezia non si limitano a ciò. Ogni angolo della città è speciale e racconta una storia spesso avvolta dal mistero. Verso sera arriviamo nei pressi di quella che fu la casa di Carlo Goldoni, celebre commediografo vissuto nel XVIII secolo. È già buio quando ci fermiamo ad ammirare i palazzi municipali di Ca Loredan e Ca Farsetti, di chiara ispirazione bizantina. Meraviglioso è l'effetto di luci che si riflettono nel canale. A pochi passi si trova la Calle degli Assassini e, credetemi, di notte questo luogo è ancora più suggestivo, soprattutto perché sappiamo che qui vennero assassinate molte persone e che durante la guerra vi era la sede delle SS naziste. Si dice che alcuni luoghi di Venezia siano infestati dai fantasmi. Oltre alla già citata Calle degli Assassini, ricordiamo la Scuola Grande di San Marco, dove è stato visto lo spettro di un arabo, il Palazzo Contarini dal Zaffo, attorno a cui sono state viste volteggiare mezz'aria strane luci ondeggianti, Cadario, conosciuto anche come il Palazzo Maledetto, e Palazzo Mocenigo Cavecchia, dove si dice che si aggiri ancora oggi il fantasma di Giordano Bruno, che qui visse e venne denunciato all'Inquisizione. Il Teatro della Fenice ha anch'esso una storia curiosa, forse legata a una maledizione. Come dice il nome stesso, più volte nel corso dei secoli subì degli incendi, ma venne sempre ricostruito. L'ultimo distrusse il teatro nel 1996, ma ancora una volta risorse dalle sue ceneri. Proseguiamo e arriviamo al Ponte di Rialto, connesso a leggende di diavoli e sacrifici di vario tipo. Infatti, la costruzione di quel ponte richiese una somma di denaro enorme per quel tempo. La mattina seguente, dopo una breve camminata tra Piazza San Marco e numerosi negozi di maschere e oggetti di vetro di Murano, oggetti tipici di Venezia e onnipresenti nella città lagunare, ripassiamo nelle vicinanze del Ponte di Rialto. Riprendiamo da qui il nostro viaggio a Venezia. Proseguendo verso nord, arriviamo alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Sopra l'entrata è ben visibile l'occhio nel triangolo e nel cerchio, uno dei simboli di Dio ma anche della massoneria, presente a Venezia a partire dal XVIII secolo. Di questa società segreta faceva anche parte l'avventuriero Giacomo Casanova. Sull'architrave della chiesa leggiamo una frase in latino: «Sapientia edificabit sibi domum», ovvero «la saggezza si è costruita una casa». Forse un riferimento al fatto che sia chi commissionò la costruzione della chiesa, sia il costruttore, erano tutti massoni, e la chiesa rispecchia anch'essa le regole della massoneria. Di pianta perfettamente circolare, ricorda un Pantheon, l'edificio di stile neoclassico accoglie al suo interno la tomba del costruttore, l'architetto massone Tommaso Temanza. Sulla sua lastra tombale appare un altro simbolo massonico, la squadra e il compasso. Inoltre non è un caso che la chiesa sia dedicata a Maria Maddalena, figura molto amata dalla massoneria, simbolo di sapienza e della lotta contro l'oscurantismo della chiesa. Tra le molte maschere veneziane, molto comune è quella dei monatti, che durante le epidemie di peste, grazie proprio a quelle maschere, potevano avvicinarsi al moribondo senza ammalarsi. La città venne colpita più volte dalla peste. Ricordiamo le epidemie del 1347 e del 1630, che furono le più tremende. Nel XVIII secolo si decide di portare i malati di peste sull'isola di Poveglia, disabitata dal 400. Da quel che si sa, 20 persone tra quelle che morirono vennero seppellite sull'isola. Nel Novecento a Poveglia venne costruita una casa di riposo, con annesso un reparto di psichiatria.
Oggi l'isola è conosciuta da tutti come uno dei luoghi più infestati al mondo, forse ingiustamente. Tra le chiese della Madonna dell'Orto e quella di San Marziale, si racconta che un arabo, nel X secolo d.C., abbia nascosto un grande tesoro, la cosiddetta clavicola di Salomone, uno smeraldo magico molto potente. Noi l'abbiamo cercato, ma senza successo. La zona in cui cercare è molto ampia e dal Medioevo a oggi sono stati costruiti molti edifici, rendendo pressoché impossibile ogni indagine. Concludiamo la nostra visita a Venezia facendo tappa a Ca' Vendramini Calergi, casinò municipale dal 1638 e ultima dimora del compositore Richard Wagner, che qui morì nel 1883. Anche egli era un massone. Oggi una targa lo ricorda, ma non è l'unica cosa da sapere. Sul palazzo è leggibile anche una parte del motto dei Cavalieri Templari, Non nobis domine. Per esteso avremmo dovuto leggere Non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Ci chiediamo come mai sia presente soltanto la prima parte del motto. La seconda è andata perduta o attende ancora di essere riscoperta? Parlando di Templari, sull'isola di San Giorgio in Alga potrebbe esserci un tesoro sepolto che ancora oggi attende di essere riportato alla luce. Per concludere, possiamo sicuramente affermare che, a prescindere da tutto, Venezia è una città unica al mondo. Ogni angolo è suggestivo, ogni ponte, ogni calle è la città del carnevale, delle maschere, del vetro lavorato. È una città romantica e misteriosa allo stesso tempo. Vi sarebbero ancora molti posti di cui parlare, e magari lo faremo in futuro. Per cui continuate a seguirci nelle nostre avventure nel mondo del mistero. Cercate dei libri per saperne di più sui misteri di Venezia, vi consigliamo Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Venezia, di Bruce Gunn, Scarsella e Vittoria, Newton e Compton Editori. Se si parla di misteri italiani, non si può non citare Guida ai luoghi misteriosi d'Italia, di Umberto Cordier, PM Editore. Infine, La ricerca della pietra filosofale di Giorgio Pastore, Eremon Edizioni. Qui si parla di alchimia, esoterismo e itinerari iniziatici in Italia. Siete pronti a partire?